440 milioni di euro per ammodernare il Molise arriveranno grazie all'accordo fra regione e governo legato all'utilizzo delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. La firma entro marzo. Le risorse, rimarcano il governatore Francesco Roberti e l'assessore Michele Iorio, reduci dalla missione a Roma che ha propiziato l'intesa, serviranno soprattutto a ultimare le opere incompiute. La circumlacuale che collegherà l'area del Fortore direttamente a Termoli e la Fresilia. Le dichiarazioni dei due qualche istante prima dell'avvio dei lavori del Consiglio regionale di stamane. Proprio con questi fondi che cercheremo di cantierare al più presto quegli interventi necessari e soprattutto importanti per lo sviluppo di alcune aree. Parliamo di alcune opere incompiute, ma parliamo anche di quelle che dovrebbero essere realizzate per collegare il Molise agli assi viari più importanti e per ammodernare la nostra regione. E poi tutta una serie di altre iniziative nei vari settori che spaziano dal turismo, dalla viabilità minore dei comuni, delle province, delle due province. Un corposo intervento prevalentemente infrastrutturale. E dall'assessore alla sanità, a margine, ribadita con fermezza la volontà di salvaguardare emodinamica del veneziale. Non si tocca l'emodinamica di Isernia, questo è il primo concetto che bisogna esprimere, perché la tipologia della nostra regione non consente valutazioni a tavolino fatte distanti da qui e soprattutto da chi non conosce le difficoltà anche delle percorrenze della nostra unica strada di collegamento che collega le due parti del Molise, cioè una statale a due corsie che tra semafori e possibili ingorghi potrebbe diventare mortale per chi ha bisogno di trasferirsi per prestazioni urgenti.